Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Kirio 1984 da Kirio e la Marzia. Che video facciamo Marzia oggi? Domande e risposte Domande e risposte dai fans dai fans. che ci hanno fatto sui vari social, vero? Quindi prendiamo un po' delle domande che ci avete fatto sui vari social, su Facebook, nella scheda community di YouTube, su Instagram e vediamo un po' le nostre risposte. Allora, partiamo Faccio dalla... una premessa. Il Ok. signorino le domande le sa già tutte, quindi sarà molto preparato. Io non so No, niente. sono quelli che ti ho detto l'altra Chi volta. se le ricorda? Vabbè, però te l'ho detto, le sai. E vabbè, ci devo pensare tanto. Ma inizia un'altra, questa ci devo pensare mezz'ora. Dai. Allora, la prima è quella di Leptospira. Vai. Iniziamo da un'altra. Prendete popcorn. Iniziamo da un'altra. Quella stronza, ma chi è quella troia che ti ha detto così? La prima domanda è quella di Mirko Pioltini che ci chiede: ma alla fine vi è piaciuto Tokyo Ghoul? Te Io non l'ho l'hai letto. letto, quindi alla Marzia non è che non è piaciuto, non l'ha Non letto e quindi rispondo. non risponde. Io l'ho letto e caruccio, cioè mi piacciono molto i disegni di Tokyo Ghoul, però la storia è quello che è, insomma, niente di così particolare. Carino, l'ho abbastanza rivalutato, devo dire, non è la merda totale che pensavo che fosse, però STF Tacchi, invece che credo sia Stefano Tacchi, ci chiede qual è il manga che più vi vergognate ad avere nella vostra collezione. Marzia, qual è un manga, cioè ce ne saranno tanti manga di merda che hai nella tua collezione? Vabbè, tanto i fumettisti non ti seguono di sicuro, quindi posso dirlo Lo puoi dire tranquillamente. quello che vuoi. Vabbè, non mi ricordo manco come si intitola. Claire e Malou, o Milou. Claire e Milou, o Malou, non mi ricordo. È tipo per bambini dai 0 ai 5 anni. Però erano carini, i disegni tutti colorati. Che nome è? Ma sono italiani o francesi? Italiani? Come si chiamano? Come si Non chiama? me lo ricordo. La casa editrice, te la ricordi? Se no sta facendo finta, però. Vabbè, ho detto il titolo, se lo vanno a cercare. No, no, ma era un po' di sputtanation! Allora io non ne Una faccio di sputtanation. reaction! Come direbbe Mr. Io non ne faccio di Flame. sputtanation. E invece io non saprei, cioè, in realtà, cioè, quello che non mi piace lo vendo, quindi... Io uguale, non è che mi vergogno se lo vede qualcuno che ho nella... Qualcuno vede che ho nella... Però non è che La mi sua vergogno domanda io era da quella vederlo. però. No, ma certo, però ti vergogni Cioè, perché... magari dicono che cazzo legge questo. Io sto dando un'occhiata per vedere se c'è qualcosa di cui mi vergogno, ma in realtà no, perché quello di cui mi vergogno lo vendo solitamente. E quindi niente, tutto quello che mi fa un po' cagare così, lo vendo. Poi, ora, visto che io devo anche riposare un po' la voce, ho già fatto altri video prima, sull'Elena stavo dicendo, vabbè, la Marzia ci dirà, che è la mia ex, ci dirà come si chiama il nostro amico che ci fa la prossima domanda. Hercules Ultimate Yorozuya. Ma se le dici bene, però non ha senso. Madonna, questa cosa che si sfoca. Perché siamo due, capito? Chiede. E lui, vedi che segue me. E Sì, quindi... appunto ti sfoca. Sfoca, sfoca. Chiede... Sfoca. Chiede. Conosci l'opera del mangaka Hideaki Sorachi Gintama? E non ho detto Perché fa Gintama. finta allora di dirle male Se sempre. sì, cosa ne pensi? Io non l'ho letto. Io l'ho letto un pochino e mi piace abbastanza, però non l'ho continuata perché è troppo lunga, troppo troppo lunga, veramente una delle serie più lunghe che ci sono. La Marzia continua a dare calci Oh, alla scrivania, balla! gli ho detto che si balla dalla telecamera, però va bene. E quindi cosa ne penso? Mi piace, però avrei preferito forse un po' più corta, o in alternativa avrei preferito avere una villa dove poter mettere qualsiasi tipo di manga. Quindi per ora sì, l'ho letta un pochino inizialmente, ma non l'ho continuata. La nostra amica Rory ci chiede come vi siete conosciuti, e io a questa domanda, siccome sono il classico maschio che non si ricorda le cose, Tagliata. ce l'hai. Chiedo direttamente alla Marzia. Marzia, Io non me lo ricordo. non dire cazzate perché guarda, racconta come ci siamo Ci conosciuti. siamo conosciuti online su Facebook. Fai Facebook, fai Facebook, Volevo faiga. Ah, ti è venuto in mente faiga per Facebook. Allora, Non normale. online e ci siamo scambiati fumetti. Io
L'ha detta così? Allora, a lui servivano dei fumetti, io li avevo e gli ho detto, vuoi i miei fumetti? Ti interessano? Te li regalo perché tanto usano tre numeri. Sì, era, ma cos'era quello di Mars. Mars? Sì, quello di Fuyu Misori, sì. Che poi ci avevi scritto con il pennarello colorato dentro. Quando ero una bambina. Bambina, vabbè. Ero piccola quando ho preso Mars. Quanto avevi? 15 o 16 anni? Sono del 90, vedrai. Te? Vabbè, potevi dire ancora peggio, cioè potevi farla ancora più... Sono del 2000. E Sì. niente, abbiamo iniziato a scriverci e basta, da cosa nasce cosa. Se sono rose fioriranno e sono fiorite. Sì, ma cioè, in realtà... Ma Cioè, anche te. a te mi seguivi già prima, infatti Ah sono qua. beh, sì. Questo lo hai omesso però, scusa. L'ho messo perché è una di quelle cose di cui mi vergogno. Cioè, ti vengo a dire che mi No, seguivi? scherzo. No, sì, lo seguivo. Ora, Però. tutte quelle che mi seguono e sono innamorate di me dovrebbero vergognarsi, quindi. Immagino ci sarà una fila. Ce n'è uno stuolo, si dice. Un'orda. Sì, comunque. E poi c'è stato qualcos'altro, perché mi hai regalato anche un'altra cosa. Eco. Sì, ma ce l'ho, non ci voglio raccontare per filo e per segno, fissi anche fino a domani. Quello com'è andata invece? Come mai me l'avevi regalato? Perché ne avevo due. Oltretutto te l'ho mandato rovinato, quindi non è che potevo No! venderlo, è tutto sganasciato da una parte. Ma che mi hai sganasciato molte più cose dopo, poi quando siamo messi insieme, fumetti battuti in Pensavo alle terra, tavole. quello lasciamo stare, perché sennò veramente viene un video di ore e ore. Però E tipo... vabbè, tagliamo, ci siamo conosciuti online. Fumetti buttati per terra e robe varie. Poi dopo Echo c'è stata anche un'altra cosa però, che ti ho mandato io, però io te l'ho venduta. Certo, Claymore. Che te che lavori alle poste mi avevi dato Magari l'indirizzo tipo... se vuoi dire anche la via, così No, quando no, chiudo vabbè, sto lavori alle fracasso mi poste, dai, ammazzano. cioè, non è che ho Ora detto... mi massacreranno, così che odiano tutte le poste. Io sono la sportellista più gentile, brava e veloce d'Italia. Se la dice da sola, Grazie. quindi... Sì. E da brava sportellista delle poste mi aveva dato tipo mezzo indirizzo, perché era già emozionata di Davvero? parlare con me, No. quindi era un po'... Dai, non fare il E difficile. vabbè, così, insomma, sì, dai, era un po' già innamoratuccia prima e poi è riuscita, diciamo, a conquistare il suo sogno che vedeva online, Online. online, è venduto un po' alla livornese, pensavo a Ciro mentre l'ho detto, non so come mai. E quindi questo è come ci siamo conosciuti, così come ha raccontato la Marzia con molta riluttanza perché è timida la bimba. Come ti sta bene questo vestito? Questa maglia rosa? Fucsia? Verde. Viola? Forse sono un po' daltonico, eh? Ho Come ti paura. sembra Perché? sta maglia? Rosa? Fucsia. Fucsia? Il Fucsia. fucsia non... Ma là si vede ancora più È flashato. molto flashata, sì. Ah, questa è una domanda interessante, perché cioè, alla fine, Tutte e due. sempre le solite, vabbè, c'è cioè, quell'altro coglione che continua a commentare, ma non Chi diciamo chi è? è, perché non voglio fargli pubblicità, quella fava di prima, il fascio, Quindi via, pensavo fosse una no, no, domanda. quello lì, il commento che mi è arrivato, lasciamo Vabbè, hai stare, detto, no? capirà. Capirà, Un saluto per lui, e ciao. capirete voi. Dai. Ecco, dicevo, fateci domande anche più originali, non sempre sui classici fumetti, vi è piaciuto quello, vi è piaciuto quella, tanto oltre a questa, anche domande personali, io rispondo a tutto, Anch'io. tranquillamente, anche la Marzia, Basta che non sono ormai, pallose, basta rispondo. che non sia pallosa. Druido 1980, che è uno dei miei fedelissimi più... proprio nel tempo, Seguace. seguace, ci chiede... Mi interessa sapere se vi piace di più il pandoro oppure se preferite il panettone. Io il pandoro, ma anche il panettone senza canditi. Però siccome mi sta fatica a tirare via tutti i canditi perché è veramente una palla, non lo mangio. Preferisco il Giustamente. pandoro. Un condito congelato o mascarpone. Congelato con il Con il gelato dentro? gelato. Ah, buono, O o con la cioccolata mascarpone. anche. Ma. No. Vabbè, con la cioccolata anche dentro. Gelato o mascarpone? Quel gelato è buonissimo, Mascarpone. sì. Ma fatto tipo a strati, Che messo in cazzo l'ha mai frigo. fatto? L'ho solo mangiato. Non lo so.
No, perché lo fanno Sì, tipo fanno albero di tipo Natale. alberello, ma basta prendere una fetta, schiaffarci in cima la roba e mangiare. La Marzia è molto pragmatica, ragazzi, mentre io sono più per quel senso di estetica anche un po' nelle cose che mangio. Le cose che mangio io, se vedo una cosa brutta esteticamente, mi dà un po' di senso, non riesco a mangiarla tanto bene. Te sì, te ne frega una sega. Dipende. Beh, te basta che sia buono. Insomma, basta che sia mangiabile, dai, diciamo la verità. Invece a me da piccolo piaceva più il pandoro, ero come te, cioè mi dava proprio fastidio i canditi, quella roba dentro. Invece ora mi piace molto il panettone però pucciato nel latte di soia, veramente, che viene un po' più, in quel modo lì mi piace. Mentre da solo preferisco anch'io il pandoro però con un po' di farcitura, tipo il pandoro da solo non è È buono anche da granché, solo. è buono Sai anche com'è da sé. buono? Ce l'avevano al lavoro È l'altra volta, ne ho buono. mangiato È mezzo buono chilo. scaldato al fuoco. Cioè nel camino con la griglia, mettete, penso di Ma dire. senza nulla. Senza niente. Lissio. Ed è scaldato. Sì, Come sì, se sì. scaldi una brioche. Uguale. Scaldato, ho capito. Sì, anche. Però Buono. sì, con un po' di gelato, un po' di cioccolato, un po' di mascarpone, Vabbè, abbiamo già è detto 40 meglio. volte. Poi, Don Savo 92 ci chiede: Ma tu e la Marzia siete in comunione o in divisione dei beni per quanto riguarda i fumetti? Io direi divisione. sì, divisione, anche se poi se tutto andrà bene, che Cioè se staremo ci mandiamo a insieme. fanculo io mi riprendo i miei e lui si riprende i suoi. Esatto, divisione proprio. Netta. Sì, per ora è così. Per ora, visto che Sarà non. sempre, io sono acceso proprio gelosa dei miei fumetti, non Ma saranno mai non dirlo a tuoi. me, che sei tipo la prima persona a cui li presto, quindi vabbè, li tieni Io per uguale, eh? Eppure fortunato. che, dai. Poi, ah, bella domanda questa di Candy Candy, che ci chiede: qual è la vostra opera Candy, preferita di Tezuka? un candy. Dai. Iniziamo dalla Marzia. La tua opera preferita di Tezuka, dell'immenso I tre maestro. Adolf, la Madonna, storia dei tre Candy. Adolf. Come cazzo si chiama? I tre Adolf, nell'ultima traduzione è i tre Milano, Adolf. preferitissima, non so manco come si chiama. No, quella mi è piaciuta. È la più bella Non per me. solo quella, però ce ne Però sono non anche le ho altre, lette quindi tutte. insomma. No, vabbè, che c'entra? Quelle che ho letto io, quella. Neanche io le ho lette tutte, Mi non ci sono è piaciuta. tutte in E Italia. a Bella Iaco. Jaco anche. E la mia è la Fenice, però effettivamente tra quelle un po' più brevi anche i tre Adolf è stupenda, Jaco mi piace tantissimo, mi piacciono Sì, tutte infatti. fondamentalmente, però la mia preferita è la Fenice sicuramente e prima o poi vi parlerò anche di quella. Poi MLNZ Fumetti ci chiede: è tipo Lorenz. Sì. Fareste mai un cosplay, anche di quelli poco appariscenti? E quale faremmo? Te quale faresti? Quale ti piacerebbe fare? A me piacerebbe fare, tipo, personalmente a me, cioè. Eh sì, ma in coppia o... Allora, se penso a un Io ne cosplay, farei troppi. cioè, come coppia sarebbe figo, per esempio, Ryo tipo Saeba Ryo Saeba e e Kaori, o con tanto di anche martellone Lamù e Ataru, o Mendo anche, dovrebbe Eva. Ma essere la Mui non la figo. farei mai. Da vaghe. Figata. Amo. Oppure anche Blackjack e Pinocchio sarebbe carino. Vedi, Tanto la faccia da idiota no, ce appunto, o l'hai, se no quindi. sai da cosa? Da Rale e la sua cacca. Ti fai una cacca? Non ti fai... No, io faccio il dottore, semmai. Il No, dottor Norimaki. no, Perché? no. Perché sei una merda, è giusto che fai. Ma anche lui è una merda, bello sporcellone. No chi? Un altro, aspetta, un Se altro. no. Però di coppia? Te chi faresti, non di coppia, diciamo? Ma se avessi il fisico perfettissimo, Sailor Moon. Bunny. Banni? Usagi. Uraghi? Se no... Anche io potrei fare Marzio. Cioè, dove cazzo vai vestito così? La rosa in bocca magari. Ma certo, con la mascherina. Snacchere. No, non mi viene in mente anche così. Tuxedo Mask. Tuxedo Mask si chiamava, sì? No, non mi viene in mente. Sailor Moon, però ti piacerebbe farla. È figa quella. E la Moon no? Non lo No, è faresti. bella, ma è più ignuda. Ah, anche lì se avessi il filo... No, ci avrei vergogna di andare in Ma giro poi così. ti immagini a Luca con quel freddo, quel Come cazzo fate se c'è 500. qualche
cosplayer, come fate? Se c'è qualcuno di quelle gnoccolone che va a giro mezza nuda, come fai? Rispondi, però fai bene. Voglio sapere, continua, proprio una curiosità della mia vita. Fallo, continua a farlo, però come fai? Poi George Ward 94 ci chiede: avete mai letto Black Sad? Dai, Black Sad. Se sì, che ne pensate? Io non l'ho mai letto. Come se la cava a vedere una Marzia? Se non l'ho letto. Io ho letto il primo volume ed era molto molto figo, però poi non lo comprai perché costicchiava abbastanza. Ora hanno fatto l'integrale, anche forse se lo trovassi magari usato o qualche occasione buona potrei prenderlo. Poi Max Riz 74 ci chiede: cioè, non leggo, leggiti a lungo un chilometro. Ciao, mi piacerebbe sapere cosa ti ha spinto a diventare un lettore di manga. Mi piacerebbe sapere quale manga ti ha fatto nascere la scintilla della passione per quest'arte. Essendo un lettore ormai dannata, ho iniziato a leggere manga nel 92, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi del tratto dei disegni di quell'epoca e di quello odierno. Mi piace il tuo stile pacato e competente, ti auguro di crescere tanto come canale, Massimo. È una domanda abbastanza lungotta, cerchiamo di surrogarla abbastanza. Cosa mi ha spinto a diventare un lettore di manga? La passione che avevo per gli anime, quegli anime che andavano all'epoca nelle televisioni locali, Cavalieri del Zodiaco, I Cinque Samurai, Dragon Ball su Junior TV all'epoca. E il manga che mi ha fatto nascere la scintilla della passione, appunto, è stato il primo che ho letto in monografico, è stato I Cavalieri del Zodiaco, Saint Seiya, della Granata Press. E cosa ne penso del tratto dei disegni di quell'epoca? Sicuramente mi piaceva, come mi piace quello odierno sulle opere che mi piacciono. E tutto qui. È una domanda un po' troppo generica, però da affrontare bene in un video Q&A, giusto Marzia, non credi? Poi Stede qua ci chiede: ciao, volevo chiederti che opere... Aspetta, che se parlo così non mi sento. Esatto. Volevo chiederti che opere ti mancano per poter definire completa la tua già bellissima collezione. Tu hai qualche opera che ti manca per... Volevo chiederti... Vabbè, che c'entra? La domanda è su per tutte e due. Ma no, la bellissima collezione è la mia, mai vista sto qua. Vabbè, no. Ma che c'entra? E la domanda ti faccio io allora. Maurizio Iorio... Una fraccata me ne mancano. Tipo? Ma ci manca un botto di roba. No, non è che mi mancano, perché ce l'ha lui, quindi io... In quel senso. No. A me mi mancano le robe della Goen che ho venduto, tipo Due come noi, perché pensavo che non finisse mai, e per ora ho ancora ragione. E anche Kubikiri Asa, come cazzo è il titolo originale, non mi ricordo, quello di Koike sugli Asaemon, insomma... Samurai Executioner, ecco, mi è venuto il titolo, anche quello l'ho venduto perché pensavo che non lo finissero mai, o Forza Sugar, insomma, da alcune delle cose della Goen che ho venduto pensando che non le finissero, e per ora effettivamente non credo che ci siano grosse possibilità che le finiscano. Quelle, per quanto riguarda ovviamente le opere pubblicate in Italia, perché poi altre opere... tra quelle pubblicate in Italia da case editrici serie che non siano la Goen, direi che ho tutto. Poi Playlife cosa mi chiede, Marzia? No, non me lo fa leggere tutto a me. No, li sto leggendo anch'io. Ciao, la mia domanda è molto semplice ma non scontata. Che lavoro fai o hai fatto comunque nella vita per poterti permettere il tuo impero di manga? E E poi c'è quella emoji che io non vedo mai, perché sarà... Pare una carta, sarà un bacino, un sorriso. Non so. Comunque, faccio un lavoro di merda. Lavoro in un call center attualmente, quindi... Ultimamente devo dire che mi posso permettere la mia collezione grazie al fatto che mi mandano tanti volumi dalle case editrici, altrimenti potrei permettermene molto molto meno di quelli che vedete, e in passato grazie ai miei, perché fondamentalmente mi compravano, anzi c'è da dire sì, ovviamente grazie ai miei, però grazie anche al fatto che io spendevo veramente pochissimo in vestiti, abbigliamento e altre cose. Anzi, addirittura fino a 14, 15, 16 anni non uscivo neanche quasi per niente, e quindi spendevo tutto in quello. Si potevano permettere anche di spendere
150-180 euro al mese, più o meno, quello che spendevo durante l'adolescenza in manga, e quindi è così. E poi dopo è subentrata anche la Marzia, i suoi regali e tutto, con alcune belle serie, tipo 20th Century Boys e cose così. Poi Leptospira ci chiede: mi interesserebbe sapere i vostri 5 fumettisti preferiti italiani e le vostre 5 graphic novel occidentali preferite. Intanto io ti dico, mentre la Marzia ci Sì, pensa... vabbè, io non rispondo perché ci sto mezz'ora davvero a Ma non è pensarci. Non mi viene vero. in mente, poi quando c'ho la domanda così al volo non. Ma infatti per quello dico prima io. E intanto vi dico che per i 5 graphic novel occidentali preferiti, di andare a vedere il video sulla top 20 dei... Andate pure a vedere anche il mio. Non l'hai fatto? Se lo vuoi fare lo carichiamo. La mia top 20 sui graphic novel occidentali che preferisco e i fumetti occidentali in genere. Mentre per quanto riguarda i miei 5 fumettisti preferiti italiani in ordine sparso, senza fare una classifica, in questo caso ti direi Vincenzo Filosa, Ratiger, GP, Davide Reviati e Questi. Danilo Manzi. Ecco, questi... però aspetta che hai mosso il Ma cioè, polso. adesso tipo mummificata qua così, No, tipo. no, ma basta che non muovi lì, non è Adesso mi che... ci va le E al quinto posto direi Danilo Manzi, ecco sì, questi sono i miei 5 preferiti. Mentre a te chi ti piace, Marzia? No, la passo perché non mi viene in mente Ma ci niente. sono Cioè, degli ora artisti dovrei che mettermi a ti guardare. piacciono? Certo che ci sono, ma non. Tipo GP, lo metteresti fra i tuoi 5 preferiti? No, che hai No, letto? Un paio di no, GP cose. no. Turconi e Radice. Sì, loro sì. Gli Che anche italiani dice. italiani, sì. Anche a me sono molto vicini, Turconi e Non mi Radice. viene in mente niente. Dai, passo io. Vabbè, la faccia la passa. Il Leptospira sempre aggiunge, come seconda domanda, il nostro anime preferito. Anime qualsiasi, nel senso anche non per forza serie, no? Anime. Qualsiasi, Totoro. sì. Totoro? Sì, bellino. Bello, Totoro. Io per quanto riguarda gli ultimi tempi, uno che mi è piaciuto tantissimo è Devilman Crybaby, sicuramente. E uno dei miei preferiti di sempre poi è Neon Genesis Evangelion. Per quanto riguarda i Ma perché c'è il film, quadrato che ti punta? Solo a è te, a me tipo il no? focus, no, ma tanto ti focalizza anche a te, perché mi riconosce me ormai, c'è una certa confidenza. E mentre per quanto riguarda invece tra i film, io direi che La tomba delle lucciole, anzi, Una tomba per le lucciole, con il primo adattamento, maledetto, è il mio film animato preferito. Anche se ce ne sono tanti altri, poi anche di Miyazaki, oltre che a quelli di Takata, che è uno dei miei registi preferiti. Pace all'anima sua, grande maestro Takata, e questi direi più o meno. Allora, Froggy Andrea ci chiede, oltre a manga e fumetti, leggete anche libri? Se sì, quali sono i vostri preferiti? Marzia? Sì, leggo anche libri. E Se sì, c'è quali da ridere ogni sono? cosa che dico. Ma Non come lo capisco. dici, sì, Che. fa ridere. Ma i vostri libri preferiti? Ce n'hanno po'. Certo, e vabbè, non è che devi dire tutta la classifica dei tuoi 4.000 libri preferiti, ma se ne dici due o tre. Tipo uno dei tuoi autori preferiti, chi è, ad esempio? Glenn Cooper. Glenn Cooper? Poi mi piace. Ma tranquilla, tanto... Dai, come prima, ci devo pensare, ne ho letti un botto, tipo L'alchimista, mi è piaciuto, Siddhartha, mi è piaciuto. Ma di chi sono? L'alchimista di Coelho? Siddhartha di Hermann Hesse, ce lo Hermann sapranno, no? E poi. Mi Hesse. La Marzia è una che si impalla molto quando gli chiede delle piace. cose. Non mi viene in mente, dai. Come stavo dicendo, appunto. E anch'io sì, ce n'ho un bel po' preferiti. Il mio scrittore preferito odierno, cioè moderno, sicuramente è Chuck Palahniuk. E i miei suoi libri preferiti sono probabilmente Soffocare e Fight Club. Tra quelli più vecchiotti mi piace parecchio Pirandello,
tipo, com'era? Uno, nessuno e 100.000? Uno dei suoi più Non ho capito se famosi. fumate Pascal. E queste erano le vostre domande, quindi fateci sapere qui sotto con un bel commento se ne avete altre, lasciateci proprio le domande direttamente nei commenti o anche su Instagram, dove volete, comunque io le raccolgo e le userò per un prossimo video. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e nel box informazioni qui sotto trovate tutti i link utili su come seguirmi e come acquistare i fumetti scontati su Amazon, dando anche una piccolissima mano al canale grazie alla mia affiliazione. Questo è tutto, ciao e ci vediamo alla prossima.